Indipendentemente dagli interpreti, credo che abbiamo sbagliato nella fase iniziale e poi abbiamo provato a riprenderla. Nel primo tempo siamo stati un po' lenti nel girare la palla, nonostante questo credo che abbiamo creato qualche occasione per rimetterla in piedi e poi nella ripresa abbiamo provato a trovare questo pareggio, insomma, anche con qualche calcio piazzato, con qualche mischia, però insomma più passavano i minuti e più gli avversari prendevano coraggio e quindi è diventata sempre più difficile. Gli avversari sono partiti forte, ci sono stati due e mezzi episodi, tra virgolette falli, che l'arbitro avrebbe potuto sanzionare e non ha fatto, e quindi su questa onda di entusiasmo sono andati avanti e al primo corner ci hanno sorpreso al limite dell'area ed è un peccato perché poi poco dopo anche noi abbiamo avuto un'occasione sul corner per poter calciare come hanno fatto loro, però non siamo stati lucidi come hanno fatto loro a mettere la palla dentro. E dopo questo inizio poi abbiamo preso il possesso del gioco e abbiamo provato a creare delle occasioni, qualcuno ci siamo riusciti a farlo e non siamo stati bravissimi a finalizzare, peccato perché avremmo voluto dare continuità ai nostri risultati, non ci siamo riusciti e guardiamo avanti provando a fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Non è facile perché erano anche qualcuno in più, perché hanno difeso con tutta la squadra, un risultato per loro importantissimo, sarebbe stato importantissimo anche per noi. Peccato non esserci riusciti, complimenti agli avversari che invece hanno avuto la meglio. Io non ho mai parlato né di primo né di secondo né di decimo, insomma noi andiamo avanti, il campionato è lungo. Ovviamente voi quando vinciamo una partita guardate su, quando la perdiamo guardate giù. Io guardo sempre dove siamo e analizzo le prestazioni e oggi avremmo potuto iniziarla meglio. L'abbiamo giocata discretamente, anche se ci voleva quel pizzico di maturità in più che oggi sicuramente ci è mancata.